Presidente, credo di aver... Onorevole Cecconi, la prego, ho dato la parola... Onorevoli colleghi, ho dato la parola a tutti e la darò a tutti quelli che l'hanno chiesta sul regolamento. L'ha chiesta l'onorevole Rosato e poi la darò a lei, onorevole Duva. Onorevole Cecconi, la richiamo all'ordine. Onorevole Rosato, prego. Presidente, avrei molta voglia anch'io di fare un intervento appassionato e urlato, dicendo quello che penso rispetto a quello che è accaduto oggi in aula e quello che è accaduto davanti e dentro l'ufficio di presidenza. Considero quanto abbiamo visto gravissimo sotto il profilo politico, sotto il profilo istituzionale e anche sotto il profilo dei rapporti tra persone civili che in quest'aula devono rappresentare il popolo italiano e gli interessi del popolo italiano. E penso che l'atteggiamento del gruppo del Movimento 5 Stelle faccia tutto tranne questo. Ma non faccio questo tipo di intervento. Presidente, io richiamo al regolamento, perché noi abbiamo di fronte... Colleghi, lasciate fare gli interventi, perché poi tocca anche a voi. Poi dopo devo dare la parola a uno di voi. Prego, onorevole Rosato. Noi abbiamo di fronte la conversione di un decreto, il decreto legge sul terremoto, che dovrebbe richiamare tutti noi ad avere un atteggiamento di merito sulla questione che è qui. E io dico che noi siamo più interessati degli altri di aprire un dibattito su come questi signori si sono comportati in aula e fuori dall'aula. Ma non lo facciamo adesso, perché oggi noi abbiamo bisogno, abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di occuparci del decreto del terremoto. Quando avremo finito il decreto sul terremoto, Presidente, io gradirei che ci sia il modo di confrontarsi sulle regole civili di come si sta insieme in politica e nella società. E mi auguro che le decisioni che l'ufficio di presidenza deve assumere in merito ai comportamenti che si sono verificati siano decisioni serie, molto precise, puntuali e rapide. Perché quello che è accaduto è una cosa di una gravità immensa. Grazie. Se noi non la risolviamo con un intervento qui in aula, ma che la risolviamo, Presidente, voglio utilizzare i miei 5 minuti, anche perché ho capito che lei vuole dare un altro intervento sul regolamento a un gruppo che ha già parlato sul regolamento. Prima c'è Melilla. Ecco. Quindi la pregherei, Presidente, di consentire che nel merito delle decisioni che lei sempre in maniera saggia fa, e mi consenta di ringraziare anche il Presidente Giachetti per come ha gestito la fase difficile di prima, di consentire che quest'Aula riprenda a occuparsi del decreto del terremoto.